È pronto. Ah! Non è possibile! Come hai fatto a trovarmi? Non voglio più avere nulla a che fare con te o col Signore Oscuro. È finita! Basta! Mi rifiuto di obbedire ancora ad ogni orribile ordine che gli venga in mente. Mio fratello aveva ragione. Dovevo ascoltarlo. Vuole darmi una missione. Non mi interessa. No! Non ricordarmelo. Mio fratello era tutto per me. Voi mi avete costretto. E va bene. Farò tutto ciò che vuoi. Quali sono gli ordini? Farò quello che devo fare. Il distruttore. Ma non ha senso. È una cosa folle. Certo, quell'abominio sicuramente si mangerà Celofi, ma poi non si fermerà. Potrebbe distruggere tutto il regno. Certo che mi ricordo. L'oggetto per evocarlo è stato ben nascosto. Per recuperarlo devo andare nella dimensione dell'Eterna Luce. E una volta lì, dovrò raggiungere la Torre dell'Evocatore e prendere la chiave per il dungeon del labirinto. E in cima, sotto l'antico albero vivente, si trova l'oggetto che sto cercando. Non ti deluderò. Farò quello che devo. Non ho alternativa. Risveglierò il distruttore. Diavolo? Oh, vigliacca! Allora ci penserò io a farti scendere! Io sono pronto! Mi hai fatto arrabbiare! Come ti permetti? Almeno io la mia faccia la mostro! Non come te che la nascondi dentro quel cubo! Che aspetta! Dove vai? Volevo farti un nuovo taglio di capelli! Eh? Ma chi è che mi sta disturbando adesso? Stavo giusto riguardando per la 50ª volta Minecraft Hardcore di Gabby a battaglia finale con la strega e poi qualcuno mi viene a suonare. Chi è che rompe? Ehi là! Come va, Celofi? In che senso? Gabby! Gabby, sei te! Sono proprio io, proprio io! Celofi! Non ci credo! Sono qui in veste di emissario! Praticamente ho un messaggio per te! Oddio, ho visto un super cattivo! Un cattivo, c'aveva la faccia da cattivo, capito? Cioè, si vedeva che era cattivo, capito? E questo cattivo... C'aveva per caso un occhio solo? Sì, sì, esatto! Lo conosco. È proprio lui! E il problema è che aveva tipo, non so, qualcosa in mano, sembrava un'arma! Un'arma potentissima, io ho paura, Celofi, ho paura perché i miei sensi di Gabby dicono che potrebbe distruggere l'intero pianeta quell'arma. Io ne so qualcosa, lo sai, la strega, tutte quelle cose, io va lo bene, so. Sono tante informazioni, Gabby, accomodati, vieni dentro. Che bella casa! Sei proprio degna di un eroe. E un eroe deve mangiare tanto. E questa mela fa il caso mio. Ho di meglio per te, ho di meglio. Guarda, per te, solo per te c'è un panino di mele. Gustosissimo. Che paninozzo, isolozzo. Me lo mangio tutto nel mio gargozzo. Gustatelo, gustatelo. E questo è un puffo. Io non ci sto credendo, c'è Gabby in casa mia. Guarda, è assurdo. Gustatelo.
Com'era? Era buonissimo, cioè lo fido. Grazie. Fare anche il cuoco nel tempo libero. Lo faccio, ogni tanto lo faccio. C'è una pizzeria laggiù. Fammi vedere un po' il piano di sopra come ti sei trattato. Ma aspetta un momento, io riconosco tu hai anche preso un po' lo stile delle casette che facevo. Sì, questa assomiglia certo. Alla casa della stagione 1. Ti ricordi che avevo i letti vicino alla finestra, poi nella gabbia vanilla, avevo un cagnolino qui sopra. So tutto, io so tutto. Sono informatissimo. Tu sai tutto. Tutto. Certo. Incredibile. È un onore per me. Guarda qua gli armadi. Ma per me è un onore, non ci sto chiedendo. Assurdo, assurdo. Tu che vieni a chiedere aiuto a me è davvero una roba assurda. Sei in TV. mi guardavo la tua serie. E qui al loop te, sempre. Sì, assurdo. Sempre al loop. Me la guardo quando mi sento un po' giù. No, adesso c'è qui. Non c'è tempo da perdere. C'è un casino in questo mondo. Hai ragione. L'avventura ci chiama. Vieni, vieni, seguimi. Qua con la magia ci portiamo il piano di sotto. Sì, sì, mi ricordo. Troppo. Aiuto. Ho bisogno di un'arma. Non era previsto. Sei finito nelle caverne. Nelle caverne, nelle catacombe. È una zona un po' pericolosa questa. Qua, come tutti i migliori eroi, ho la mia sala delle armi. Guarda che disegni, le fan art. Sì, mi fanno le fan art. Bello. Un pochino. È assurdo. Attento, qua c'è Giovanni Mucciaccia. Giovanni Mucciaccia, sì. Mi ricorda. Anche questa stanza mi ricorda qualcosa. La sala dell'arte, sì. La sala dell'arte, eccolo qua. È un po'. Dovremmo unirle, tipo Sgarbi e Mucciaccia. Esatto, sì. Capra ignorante. Bellissimo, lui c'è un po' bellissimo. Un attacco d'arte in questo momento, vedi, tutto pazzo che corre di qua e di là, è meglio lasciarlo stare. Lo vedo, lasciamolo. Bello. Puoi sceglierti qualche arma, anche le armature, scegli te, puoi prenderle anche tutte per te, tutte, ok? Tutte. Scegli te, quale preferisci. Allora, mi piace quella del mago, mi fa un'aria misteriosa. Allora, quella è molto bella, però mi sa che è proprio la più scarsa. E allora non prendo le cose scarse, non è degna di me. Ecco, quella è già molto allora, più potente. Questa, facciamo un po'. Fai un mix? Ci siamo. Che bello quanto sei colorato. Poi queste voi ci sono altre armi tipo a distanza. Vuoi un boomerang? Ah, c'hai una pistola, voglio dire. C'è una oggi pistola come oggi è l'upgrade dopo le spade. Certo. Mi piace. Problemi moderni richiedono soluzioni moderne, Gabby. Bravo. D'accordo. Poi magari una spada, vedi un po' quale ti piace di più. Sono tutte molto belle, però questa si adatta a me. Quella è molto bella, ti fa volare se fai il tasto destro. Ma cosa abbiamo qua? Ma cioè, lascio un po' Minecraft e qui si fanno gli upgrade assurdi. Mamma mia, mi sento fortissimo. C'ho una pistola grande come una casa. Sì, è vero, bella grossa. Una forza grande come una casa. E adesso rispediamo quella ciofeca di quel cattivo dove merita. Va bene, andiamo, l'avventura ci chiama. Guarda, pipistrello, ero lì, vampiro, non me l'aspettavo. Mori, mozzica. Non, spero di no, sono un mezzo robot, quindi spero di no. Mori, bravo. Okay. Ottimo. Allora. Una bella casa con tanto di villager un po' pazzo. Grazie. Qua abbiamo anche l'aeroporto. Se vuoi possiamo prendere l'aereo per andare a destinazione. No, che bello. Guarda, piccolino ma fa il suo lavoro. Ci hai fatto anche un mini colosseo vicino. Certo, lì tu non sai. Sembra di vedere tante cose che avevo fatto in Minecraft Hardcore, tipo tutte unite in una sola casa. È vero, prendo spunto. Tu non sai cosa è successo lì. Lì io sono riuscito a invitare niente di meno che Pogo Doggo e ci siamo combattuti, è stata una cosa epica. Si può montare in due in questa... è sicuro? L'ho fabbricato io con le mie mani, ti assicuro che funziona abbastanza bene. A volte, spesso. Ok, dai. Ho un po' paura, però dai, andiamo. Vai. Sali. E come non salgo? Non si può salire in due. Ok, niente, mi sbagliavo a quanto pare. Rip. Ci tocca andare a piedi. E a piedi andremo! Guidami te. Ti devo guidare io, non so neanche... Ah sì, è vero, so dove andare perché ho visto ovviamente il cattivo prima. Esatto. Quindi andiamo per di qua e per di qua. E dobbiamo continuare dritti per dritti e forse dovremo trovare dove si nasconde il maledetto. Va bene. È questo il posto? Dimmi un po'. Sì, è quello, l'ho visto entrare lì dentro, però guarda, adesso ci sono dei suoi brutti ceffi, ha messo qualcuno alla guardiano del portale. Va bene, possiamo farcela, noi siamo Aspetta, eroi ma mitici. Ma io ho una pistola, se spara. Mi metto qui e sparo dalle frasche, vedi come li sto distruggendo. Vai, a me hanno schiamato. Non se l'aspettavano. Spara, guarda che faccia. Non possono beccare. Proprio non se l'aspettavano. Non se l'aspettavano per niente. Bravo. Mi massacro, ora ti mostro come combatte un guerriero. Tu prendi quello, io vado avanti questo. E poi vado da questo pazzo e... Tecnica delle mille spadate. Distrutto proprio. Non ti ho neanche visto mentre lo facevi da quanto sei rapido. Mitico. Sono rapidissimo, incredibile. Wow.
Wow. Va bene, quindi... va bene, mi sta tornando la forza dei vecchi tempi. Aspetta, lo vedo, questa pozione prendila, che potrebbe tornarci utile. Adesso cosa facciamo? Entriamo qui dentro? Oh, guarda, qua ci sono già degli strumenti, roba di questa dimensione, credo. Possiamo prendercela. Platinum, prendi quello che è buono. Okay. Io mi prendo anche... Niente, sei stato molto più rapido di me. Tieni, ti do questo. Guarda, doppia arma! Ora sono fortissimo! Sono un berserker! Madonna, ti proprio non so che dire. Troppa potenza, troppa miticità. Tu resti umico. Adesso entriamo qui dentro, allora. Entriamo. Ma prima tu. Vado io, grazie, che onore. Mi inserisco. È l'onore del guerriero. Anzi, assieme, dai. Guarda che posto. Vabbè, ma freno qui. Sì, sì, guarda che posto magico. Tu in tutte le tue avventure hai mai visto un caprone? Questo regno dove vive Babbo Natale, probabilmente, l'Antartide. Guarda che caprone. Ne hai mai visto uno così nelle tue esplorazioni dimensionali? No, no, questa roba è nuova. Questa roba è tutta nuova per me. Ah, ciao, Luffy. Quasi dimenticavo. Ok. Il nostro cattivone, number one, ha un dungeon. Parlava di un dungeon, cioè so che c'è un dungeon. Va bene, tante informazioni, va bene, tutto chiaro. Quindi dobbiamo cercare quel posto. Sì, quindi dobbiamo trovare quel dungeon, sì sì, lui ne parlava. Ok. Quindi probabilmente si è infilato lì dentro e noi dovremmo fare piazza pulita. Va bene. Non hai paura, vero? No, 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 cioè un po' sì, però ci sei te al mio fianco, dai. Vedi, ci sono io, ti do una mano. Però, se, figo, andiamo a vedere cos'è. Ci butto una mela. Sembra profondo. Sembra però che ci sia acqua. Dai, vado io. Vai, va bene. Sì, ottimo. No, è un dungeon. Effettivamente è un dungeon. Ok, aspetta, mi prendo le torce. Dietro. Occhio dietro. Spara, spara. Ok, ok. Ma che storia, non pensavo. Ok. Assurdo. Ah, vedi, in questa dimensione non possiamo usare questi attrezzi. Dobbiamo trovarne altri. Magari sto dungeon li troviamo. No, solo le robe col fuoco, vedi? È vero, il fuoco funziona. Grande. Ci sono dei materiali molto utili se li vuoi nella tua scorribande. Ok. Me li prendo, poi ci facciamo un'arma per te, perché in questa dimensione mi sa che serve. Incantesimi, vai. Libri. Io piglio tutto, arrasto. Secondo te questo è il dungeon o è una cosa a caso? Non so, secondo me è un po' scarsino, non credo sia questo il posto giusto. Okay. Intanto però ci freghiamo tutte queste cose qua. Un po', dai. Così ci potenziamo e poi andiamo avanti. Vai, vai. Sto uccidendo a tutti i pari, escono dappertutto! Dalle maledette pareti, dalle maledette pareti escono. Dalle maledettissime pareti. Distruggi. Vai addosso, bravo. Ah, no, 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 ok, ho fatto un po' una boiata. Spara, spara. Penso io, ok. Mamma mia. In effetti il fuoco è super efficace, c'hai ragione, il fuoco è super efficace sul ghiaccio. Sì, sì, lo insegnava anche in Pokémon. È vero, il fuoco torna. Contro il gelo è tutto. Torna. Però continuano a spawnare sti cosi. Bisogna cercare lo spawner, eccolo, era nascosto qua. Big Brain, sapevo tutto. Bravissimo. Okay. Questo l'abbiamo rotto, siamo avanti. Ottimo, ottimo. Ok, manca solo questa stanza qua. Sì, beh, dai, direi che questo dungeon l'abbiamo praticamente completato. Ti copro, tu distruggi quello schifo. Ottimo. Pensomi. The spawn, lo spawner. Bravo. Che bravissimo. Team imbattibile siamo. Vuoi delle radici? Mia, eroi. Guarda che belli. Assaggia una di queste radici. Ah, guarda, posso tirare. Fa vedere? Oddio, carina. Bello. Usciamo da qua. Vabbè, dai, direi che possiamo tornare sopra. Vai, io vi faccio una scala a mano, così, col piccone. Torniamo su e vediamo un pochino cosa possiamo farti con questi materiali. Vai. E poi cerchiamo il dungeon figo. Ci sta. Eccoci, l'aria aperta. Ma che bello. Ah, che come si respira bene qui. È vero, è vero. Dai. Allora, io prenderei un attimo due pezzi di legno qua. Facciamo una spadina per te, così che puoi combattere bene anche sto posto. Che bella. Eppure blu. Fa pandan con l'ambiente. Ok, questa spada qua fa 6 di danno. Proviamo a farne una con questo coso qua. Non si può fare. Ah, è un falsite ingot, è falso, non si può usare forse. Falsite, non effetti, puoi farci niente. Hai ragione, è totalmente inutile. Vabbè, ti faccio una spada così. Vuoi magari, non so, un piccone, cosa ti può servire? Un'ascia? Sei abile con l'ascia? Io sono abile con tutto, certo. Ok, giusta risposta. Cose, non sono cose da chiedere. Ok, a tieni un questo. Nonno di Minecraft. Andiamo a cercare questo dungeon e completiamo la missione. Let's go! Let's go! Distruggiamo tutto, vai! Verso l'Ortaglia, alle armi, soldati! Per la strength! Cioè, non per la non strength. Per la... che fai? Ti converti al male anche te? Attento, no, c'è un orso dietro di te! Un orso fantasma ti sta mangiando! Perché? Cosa hai fatto? Aiuto, aiuto! Non ho fatto niente! È urlato per la strega, è successo casino, guarda qui! Esatto. Che è? C'è un fungo con le gambe, lo vedi anche te, non sono pazzo! Scappa, non lo so! Mi ha dato un morso e poi è scappato! Ok. Lasciamolo in pace. Vai, procediamo per il viaggio. Wow.
Mamma mia, è imponente, è possente, dimostra tutta la sua cattiveria. I cattivi tendono a sperperare un sacco di soldi in questi dungeon. Hai ragione. È proprio palesemente il dungeon di qualche cattivone. Quindi tu dici che qua c'è la chiave per procedere al prossimo dungeon, eh? Io credo proprio di sì, Celofi. E c'è un altro di quegli orsi, basta! Ah. Vai in letargo! E appunto, siamo in estate, dai. Non è il tuo momento, è tipo un orso polare. Non è il tuo momento, va a dormire. Oddio, cosa so fare? C'è pure la tigre delle neve. Paura, la tigre dai denti a sciabola. È il tigro, è pericoloso il tigro. Il tigre rotto gigantotto. Meglio tardi che mai. Sì, sì, guarda allora. Le scale, guarda che architettura proprio. C'è una biblioteca, tutto il sapere, qua ci sono intrinsi tutti i libri, come diventare malvagio, il manuale del villain, queste cose qui. Come procedere nel tuo villain arc, tutto è qui, eh? Esatto. Vabbè, io ce l'ho avuto un villain arc, tu non puoi immaginare. Davvero? Io ho tenuto in mano una spada maledetta che mi faceva del male, mi corrompeva la mente. Ne so qualcosa. Ah, dici, ci sei pensato anche te per queste cose? Sì. Pazzesco, credo che abbiamo avuto l'infanzia simile. La strega, eccola! Ecco la strega! Picchia. Non la ricordava, è diventata brutta e vecchia. Ah, vabbè, è anche scarsa. Ok. Dai. Guarda, qua c'è una spadozza forte. Però io prendo un bello scudone. Ok, io allora ho trovato una chiave, questa è la chiave. Blinding Dungeon Key. Vediamo un po', esploriamo un pochino di più la zona. Vediamo. Allora, io vado a destra, tu vai a sinistra. Controlliamo questo tipo. Mi sa che ho trovato un'altra biblioteca del malvagio, non c'è nulla. Qua ci sono altre chiavi, armature, un sacco di cose. Aspetta, mi sto perdendo in mezzo ai libri. C'è una chest. Ho trovato un'altra chiave io qui dentro. Ok, ne abbiamo tantissime allora. Una down, tre to go. Dice di trovarne tre. Non lo so, tu prendila nel caso. Ne abbiamo quattro. Quale presa? Ci sono già stato, bisogna andare di sopra adesso. Ok. Beh, anche qui sento brutti rutti. Aiuto! I nasoni! Trillager! Ok, ma non hanno speranze contro di noi. Mamma mia, siamo troppo forti, cioè voglio dire, noi ci siamo fatti muscoli in tutti questi episodi. Certo, con tutte le nostre avventure. Un'altra armatura. No, c'è della gente imprigionata, libertà. Beh. No, non possiamo liberarli, aspetta. No, amici, non ci possiamo far nulla. C'è qualcosa di... Mi sa che forse le chiavi, no? Forse dobbiamo completare il dungeon per liberarli, suppongo. È vero. Qua ci sono altre chiavi. Maledetto. Un'altra spada fortissima verde, se vuoi prendila. La vita è fatta a scale, lo sai? C'è chi scende, c'è chi sale, c'è chi usa l'ascensore. E vedo anche che... qua devi mettere le chiavi, ne servono tre. Metto? O anche quattro. Non ho idea di cosa ci aspetti, ma siamo pronti noi. Vai. Aspetta, mi preparo magari il cibo. Ok, siamo pronti. Vado! Dove siamo andati? Cos'è quel c'è un boss! Un summoner! Lo vedi? Ok. Sì, lo vedo, e sta spawnando schifezze. Ce la possiamo fare. Ok, tu prendi quello, io piglio lui. Ce ne sono svariati. Sì, li vedo. Per noi questo boss è uno come tanti altri. Ma sì, chi se ne frega. Ha giocato un po' troppo a Dragon Ball questo. Ma tantissimo ha giocato a Dragon Ball, guarda. Si fa le onde energetiche, si teletrasporta, risuscita con le sfere del drago. Ma non potrà mettersi contro la mia ascia. Io continuo. Vai. Usa il melee. Andare contro di lui, sì. Io voglio sparargli sta cosa in faccia. Oh, non potete fargli male. No, è fortissimo. No. Sì. Ok, stiamo agendo bene. Sto cercando di fargli capire chi comanda. Okay. Mi recupero un po' di vita, aspetta, avevo le mele d'oro. Anch'io. L'ho lasciata a casa. Vabbè, fa niente, mi mangio i panini. Ok, questi lasciano blocchi. Poi, non so, ci costruisco qualcosa. C'è 1000 secondi! Il problema è che non riesco a mangiare la mela a volte. Ok. Mi ha tirato un'onda energetica in faccia prima. Vai, siamo quasi al muro. È morto. È sparito. Siamo quasi alla fase. È vero, siamo a metà. A metà. Dopo dovrebbe cambiare pattern, secondo me. Dici? Poi si mette sempre che a metà diventa più forte. Ok. Sì. Mi prendo uno scudo. Lo vedo più cattivo. Oh. Ok. I golem sono rossi adesso. Non so che significa. Sì, sono più forti. Ma non forti quanto noi. Io ho veramente poca vita. Che veramente poca vita. Sta volando, mi sta facendo evitare come vero. Il lievito del pane. Ok, se ti serve aiuto dimmelo che io lo tanco forte. Al muro. Tanchiamolo. Continua a teletrasportarsi. Quanti? La battaglia manuale, più ardua della mia vita. Da manuale. Senza di te. Continua a colpirlo, Celofi. Sì, ma senza di te io qua sarei già bello che defunto da mezz'ora, Tu dici? Sì, mi stai dicendo. Probabilmente anch'io. Nella mia veneranda carriera ne ho visti pochi di posti orribili come questo. Questo si sta circondando. E sto anche per crepare. Ho un cuore. Cielo, ho bisogno di una mano. Ci penso ho io. Un cuore. Ti proteggo col mio corpo, scudo umano. Guarda come mi hanno tankato, Celofi.
Guarda come mi hanno tankato! Resisti, resisti! Se faccio fuori lui forse aiutami! Ce la facciamo! Sì! Arrivo! Oh, li sto tankando io, li sto tankando io! Ok! Bravo! Grazie! Mamma mia! Che team! Che team! L'abbiamo detto insieme, siamo fortissimi! Fratellini adesso, per sempre, io li tengo occupati, ho capito, tu vai da lui! Gli ho decimati i suoi scagnozzi, i suoi accoliti! Sudicio! Li ho coltellati! Ho coltellato gli accoliti, ora coltellato. Vai insieme, insieme, insieme! Concentriamoci solo su di lui! Sbarabonchialo, sbarabonchialo! Sì! Hai sbarabonchiato, let's sì. go! Bravo, wow. Chelsea! Mamma mia! Anni, mi hai portato ai vecchi tempi, non potrò mai ringraziarti! Così mamma mia, con tutti i boss che hai affrontato nella tua carriera, uno in più, uno in meno! Però è stato duro, È stato bello, duro. È stato bello tornare, ma va sì, bene. E abbiamo anche il suo trofeo, forse è questo che mi mancava, ok. Lo metterei nella stanza dei trofei? Sì, poi sicuramente me lo porto a casa questo. Ti ridò anche le armi perché, sai, me le hai date in prestito. Grazie. Wow, Gabby, io non ti ringrazierò mai abbastanza per quello che hai fatto oggi, davvero. Abbiamo conquistato questo dungeon, abbiamo esplorato insieme. Insomma, hai realizzato un mio sogno. È tantissima roba. È stato un piacere, Celofi. Ricordati sempre, tu hai un cuore di un eroe. Non smettere mai di farlo battere, il bene deve vincere sempre. Grazie. Ed è per questo che sono arrivato, perché lo sentivo nell'aria che avevi bisogno. E gli amici si aiutano sempre, te lo ricordo. Però adesso ci sono altri amici che hanno bisogno di hai me. Ragione. Altre avventure che devo fare. Va bene, questa capisco. È la tua avventura, Celofi. Tu questa non è la puoi immaginare, avventura. Ti ringrazio sì per l'avventura di oggi, ma ti ringrazio anche perché con ogni singolo tuo video, con le tue avventure che io ho visto sulla TV, su internet, te mi hai dato la motivazione di partire, di diventare io stesso un eroe, quindi grazie di tutto. Sono è molto un piacere. Contento. Ricordati che il viaggio è lungo, ma avrai i tuoi aiuti e troverai i tuoi amici. Con l'amicizia e la fede hai ragione. Si andrà avanti. Il potere dell'amicizia, Gabby, hai ragione. Grazie. Ci rivediamo, completerò la missione per te. Tornerò, quando mi avrai bisogno chiamami e io ci sarò. Ciao Celofi. Ciao. 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 Addio Gabby. Non ci credo, non ci credo, ho appena vissuto un'avventura incredibile con Gabby. Abbiamo scoperto questa dimensione insieme, tantissime altre cose, il messaggero è tornato. Wow, quanta roba ragazzi, davvero tantissima roba. Lui purtroppo aveva qualcosa di eroico da fare e ha dovuto salutarci, ma io prima di concludere voglio fare una cosa. Il boss ci ha droppato non una, ma ben due sacchettine piene di roba. Quindi mi sistemo un attimo l'inventario, mettiamo tutto quanto qua e poi le spacchettiamo in onore a Gabby. Una e due. Vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo una palla, anzi due palle, che ci fa muovere più velocemente. In teoria la possiamo mettere nell'inventario di questa dimensione qua. Ah, poi abbiamo una lancia con loyalty. Quindi posso buttare via questa qua che abbiamo trovato prima e questa ritorna da me. Bellissimo. Ok, sono ancora un pochino sconvolto per tutto quello che è successo, ragazzi. Direi che però possiamo concludere qua. Nel prossimo episodio continueremo a esplorare questa dimensione e cercheremo il messaggero. Vi ringrazio per la visione, ma soprattutto ringrazio ancora Gabby per aver partecipato. È un sogno che si avvera. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi e entrare nel gruppo Discord in descrizione e noi ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft Origine. Al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Eccoci qua, mio giovane apprendista! Arrivati noi siamo! Wow! Ma quindi questa casa sarà tutta per me? Esatto! Guarda! C'è anche un piano di sopra! E adesso che ho questa casa, che cosa posso fare, maestro? Questo sarei tu a deciderlo. Ma c'è anche la TV! Wow, ma quello? Chi è quello, maestro? Lui è Gabby, un eroe di un universo molto lontano dal nostro. Un eroe? Un eroe, tu non sai cos'è? No. Una cosa, io adesso ti dirò. Ascolta, una persona forte per se stessa combatte, ma una persona più forte combatte per gli altri, come Gabby. Lui sempre davanti alla sua vita mette quella degli altri. Per questo un eroe lui è. Wow, Gabby.